Gianni Colaccione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo alla seconda giornata, ormai è sera e siamo in compagnia di Stefano Bilotti, grande sostenitore della nostra iniziativa editoriale e Stefano Bilotti che è segretario dell'Associazione Rientro Dolce. Intanto gli chiediamo così in modo introduttivo come gli sembra questo congresso. Questo congresso devo dire che è iniziato in una maniera per me interessante. Innanzitutto ho trovato, io sono arrivato fra mesi oggi, però ho sentito per radio un po' di interventi, c'è stata questa tavola rotonda dei ministri e degli ex ministri con Emma Bonino, insomma si sono viste anche delle formule un po' nuove se vogliamo. Poi io mi sono trovato una commissione ambiente con la parola demografia in mezzo e siamo soprattutto riusciti a far arrivare un grande esperto di problemi di popolazione che è Bill Ryerson del Population Media Center. Questa è una cosa molto importante, lo abbiamo in realtà organizzata noi questa cosa, quindi siamo stati ascoltati, c'è stata anche la trasmissione di un film di cui non ricordo mai il nome ma che poi metterò, ti darò il nome, che parla di popolazione, un film documentario diciamo. E c'è stato un dibattito molto interessante, anche se la Commissione Ambiente non era popolatissima, appunto per sua stessa la decrescita. È stata una decrescita dolce della Commissione. Esatto, della Commissione Ambiente, però ci sono state tematiche molto importanti, in particolare io ho toccato proprio il punto di come siano uniti in realtà molti temi. Perché quello che viene chiamato da Bill Ryerson l'empowerment delle donne, cioè il fatto che tu punti sulla donna, sulla sua emancipazione, sulla sua conoscenza degli strumenti, sulla sua libertà di autodeterminazione riguardo a fare i figli, è molto importante. Infatti ci sono state mostrate delle slide in cui spiegava che la maggior parte delle volte non vuole il marito, la donna non è informata oppure non ha facilità a procurarsi metodi contraccettivi. E quindi poi le tematiche, c'era questo conflitto di cui si parlava, dicevano ma il rientro dolce vuole i metodi cinesi, invece è stato presentato un metodo che è il metodo Sabido, dove praticamente si manda l'informazione in dei format televisivi tipo telenovelas in cui viene veicolata questa informazione in maniera appunto dolce, in maniera garbata, che poi di fatto crea l'informazione negli stati della popolazione che ne hanno più bisogno, no? Perché chiaramente non la fai vedere a un ginecologo. Questo quindi si sono uniti parecchi temi, io in particolare ho calcato la mano sul fatto che in un mondo sovrappopolato con problemi di energia, problemi di cibo, l'essere umano è la cosa a più buon prezzo che c'è, quindi ci possiamo scordare dei diritti, delle carceri umane, quindi ho voluto anche far capire come questi temi sono molto correlati in realtà, quindi l'emancipazione della donna, i diritti, i problemi economici, perché anche c'è stato un cappello sulla crescita, in cui mi ha detto vabbè il sistema non può crescere all'infinito e pare evidente che, ha detto se volete, non volete chiamarla decrescita, chiamiamola diversamente crescente, no? Però studiamoci un sistema che non sia questo, perché questo non funziona, cioè non possiamo arrivare all'infinito. E quindi ci sono stati molti interventi, in particolare a me ha fatto molto piacere l'intervento di Delia che mi ha ringraziato, dice che si è iscritto proprio per merito mio, perché ho saputo diciamo in maniera appunto dolce, cioè portare le tematiche in maniera magari non così urlata ma efficace. Quindi devo dire che è stato piuttosto soddisfacente. Adesso ci sia un dibattito, noi vorremmo fare arrivare Bill Ryerson al Consiglio del Partito Radicale Transnazionale, bisogna vedere se accetta lui, bisogna vedere se accettano i radicali, se lo votano, adesso bisogna vedere come sarà questa formazione di questo Consiglio. Poi la cosa per cui io ho deciso finalmente a venirmi a iscrivermi anche al Partito Radicale Transnazionale, che aspettavo da tempo, che è stata annunciata anche l'elezione degli organi dirigenti. Io avevo promesso che sarei venuto e mi sarei iscritto, loro lo hanno annunciato sulla fiducia, io sono venuto e mi sono iscritto. Quindi di per sé questo è un atto promettente e il fatto di voler costruire delle commissioni, di ricercare il consenso delle persone, il famoso principio non mi rappresenti, non soldi, se tu rappresenti hai anche iscrizioni, che io su questo siamo in perfetta sintonia con la TV Radicale, perché siamo un po', siamo quasi gemelli da questo punto di vista. Quindi per me è un congresso sicuramente interessante, una grande soddisfazione che io devo condividere con tutte le persone che comunque sono venute prima, perché ognuno ha dato qualcosa. Pardi ha dato assolutamente un cavallo da corsa di quelli di razza, quindi ha gettato, diciamo, ha
tracciato un solco, ha spiegato, ha fatto relazioni, ha fatto scrive sulla rivista gratis, ci dà ancora una mano, adesso è il presidente di ASPO, quindi abbiamo anche un autorevole scrittore, Rientro Dolce. Ognuno ha dato, Ferretti comunque molto bravo con i contatti internazionali, ha organizzato lui, cioè dietro mia richiesta ha organizzato questa cosa di far venire Ryerson, quindi ognuno, diciamo, ringrazio tutta la storia, perché tutti hanno contribuito in qualche modo, io diciamo con un po' di diplomazia, un po' di testa dura, perché quando mi metto a martellare una direzione, quindi siamo riusciti a avere, questo è molto importante, perché questa è anche la dimostrazione che porte chiuse non ne trovi dai radicali. Certo, ci sarà quello che ti ascolta, non tutti sono tutti obbligati ad ascoltarti, ma io ne ho trovati parecchi che mi hanno ascoltato. E, fra parentesi, io ho la mia famosa maglietta con i 7 miliardi sfoggiata al congresso radicale, che penso domani indosserò, ce l'ho nella valigia, tanto per ricordare, quindi impressione positiva. Poi se vedi tu se mi vuoi chiedere qualcosa, perché io sono partito a razzo. Non c'è problema, puoi anche continuare, per me va bene. Quindi insomma, in poche parole, devo dire un buon congresso. Io ho visto molto, diciamo, per tanto per darti un punto di vista anche non solo Rientro Dolcino, no? Ma sul dibattito dei ministri, degli ex ministri con la Bonino, è stato molto interessante, però che hanno mostrato i limiti che ci sono in Europa. Ancora una volta c'è una tematica di numero, cioè siamo tanti con un'unione monetaria, ma non c'è un'unione politica, non c'è un'unione politica, non c'è un'unione linguistica, quindi la battaglia dell'esperanto, il fatto che la popolazione, se poi invece è guidata e compatta, ci sono paesi come la Cina che sono dittature, quindi ci sono tutte queste tematiche del numero, di come viene gestito il numero, sono molto importanti, cioè il fatto che l'Europa da sola, la Germania da sola non può fare niente come non fa niente l'Italia, perché c'è questo problema del numero, perché noi non ci confrontiamo più con un'altra nazione, ma ci confrontiamo con una Cina, con un'India, dove addirittura l'America fa fatica a confrontarsi, figuriamoci noi che non siamo neanche uno Stato federale come Europa. Quindi ci sono delle tematiche interessantissime, sicuramente preoccupanti, cioè la situazione è difficile, quindi c'è bisogno sicuramente del Partito Radicale Transnazionale, perché non affronti più a livello nazionale tematiche transnazionali, c'è bisogno dell'informazione, c'è bisogno anche della TV radicale. Sì, allora intanto per far sapere anche a Stefano, noi qui come può vedere non ci sono simboli di TV radicale, perché c'è stata un'evoluzione, sta in evoluzione questa nostra idea, infatti abbiamo un piccolo punto interrogativo qua, è un'evoluzione che, come accade spesso nei contenitori radicali limitrofi, ogni tanto capitano dei momenti di evoluzione, di crisi, insomma si superano, e quindi stiamo organizzando un nuovo contenitore dove inseriremo anche questa intervista, che ovviamente appena sarà apprestato ti faremo conoscere quanto prima, e sarà una nuova creatura, insomma ci stiamo organizzando. Non era pronta per il congresso radicale qui del Partito Radicale Transnazionale, però non potevamo perdere l'occasione di intervistare un sacco di persone, quindi siamo venuti con il punto interrogativo e ci organizzeremo, inseriremo anche questa intervista. Allora posso correggere, c'è bisogno di Gianni Colaccione e company. Ma guarda, di idee adesso, per carità, nessuno è indispensabile, per carità, tutti siamo indispensabili, nessuno è necessario, ma è l'idea anche non ha padroni, e quindi a prescindere da una bandiera o un'altra si può realizzare, sperando di far tesoro degli errori, insomma un pochino. Posso tenerlo questo come ricordo, però ci mancherebbe, che mi assumo la responsabilità di questa spilla che ho indossato. Ma non ci sono problemi, l'ha indossata, non ti ho detto nulla, e anch'io ho tutto il merchandising che ho acquistato di TV Radicale. E quindi arrivederci, cercherò di procurarmi il film, quello di Ryerson, il documentario, adesso vediamo, perché vediamo in base ai diritti, e magari cerco di fartelo avere, che potrebbe essere un documento interessante da avere in quel famoso punto interrogativo. Sì. E lo riempiremo con un nuovo dominio, un nuovo nome, un'associazione apposita. Va bene, una cosa, ma la mia iscrizione a TV Radicale devo ridare i soldi oppure... No, sarà una cosa ovviamente automatica. No, ma è giusto, no, assolutamente, per quanto si tratti di cifre basse, ma era giusto, e sarà una cosa aperta senza quota di iscrizione. Va bene, io se non hai altre domande... Ti ringraziamo, ringraziamo Stefano Bilotti e gli auguriamo buon congresso. Grazie veramente, grazie. Ciao.